Ok, direi che possiamo partire. Presento lo schermo anche per chi è in remoto. Vediamo un po' se va. Ok. Non ho mai usato Google Meet, quindi... Se riesco a recuperare la chat, eccolo qua. Ok, spero che lo schermo si veda. Partiamo. Ok, allora benvenuti a tutti. E benvenuti a questa parte di paradigmi di programmazione, la parte Python, ok? 3 crediti, quindi ci vedremo per 6 giovedì di fila, per 4 bellissime ore di fila, ok? Cercheremo di farle un po' interattive, lavorerete anche molto voi, perché altrimenti diventano pesanti. Allora, io mi chiamo Alberto Monge Roffarello, vengo dal Politecnico di Torino. Dove sono un ricercatore postdoc e vabbè, il mio ambito di ricerca per chi può interessare è lo human computer interaction, quindi tutto quello che concerne l'interazione tra l'utente e i vari dispositivi che ormai ci pervadono. Quella è la mia mail, ma vediamo dopo alcune informazioni più specifiche su come comunicare tra di noi. Dicevo, da oggi per 6 settimane. Il nostro orario è questo, quindi dalle 2 alle 18. Io ho cercato di separare i 2 blocchi da 2 ore in lezione laboratorio. Non penso sarà una divisione così netta, ok? Penso che sarà più, ok, vi spiego qualcosa, fate qualcosa voi, poi torno a spiegare io, però comunque l'idea è che ci sia una grossa parte di laboratorio, perché in effetti questi 3 crediti sarebbero di laboratorio, però dobbiamo in qualche modo imparare anche Python, quindi una parte di teoria ci sarà sicuramente. Allora, è il primo anno anche per me in questo corso, quindi non so ancora bene i tempi come andranno. In linea di massima avrei pensato a questi 3 macro blocchi. Ci saranno, credo, almeno 2 lezioni su un'introduzione al linguaggio Python. Immagino che nessuno di voi lo conosca, o se lo conoscete per i fatti vostri, giusto? Ok, non c'è nessun esperto di Python qua dentro. No, va bene. Quindi questa prima parte introduttiva, poi ci muoveremo verso la programmazione funzionale, che è un po' l'obiettivo principale di questo corso. Okay? Nell'altra parte avete già iniziato, mi pare, a vedere Java, quindi la programmazione ad oggetti. Qui vedremo come utilizzare Python per implementare questo paradigma di programmazione diverso da quello ad oggetti, che è la programmazione funzionale. Quindi vedremo una serie di cose, di concetti che si applicano a questo paradigma. E poi, se abbiamo tempo, c'è l'ultimo blocco sulla ricorsione. Se non sbaglio qualcosa di ricorsione dovreste già averlo visto, se non sbaglio, okay, nei corsi precedenti. La ricorsione è una parte fondamentale del paradigma di programmazione funzionale e quindi andremo anche a sviscerarla un po' di più se abbiamo tempo, vedendo appunto un po', cercando di ripassare eventualmente quello che avete già fatto e di vedere come possiamo implementare degli algoritmi ricorsivi in Python. Okay? Seguire le lezioni. Allora, i miei consigli almeno. Come ho già detto, saranno 3 crediti dove dovrete, secondo me, lavorare molto voi affinché questo corso sia utile, scrivendo codice, facendo esercizi, quelli che vi proporrò, eccetera. Potete usare ovviamente il PC del laboratorio dove tutto il vostro software, tutto il software necessario è già Qui il installato. paradigma di programmazione. Sì, esatto. Dicevo, potete usare il PC del laboratorio dove il software che usiamo è già installato, oppure i vostri PC, e
installando il necessario. Allora, io sul sito del corso, vediamo se lo trovo. Ok, questo, questo, eccolo qua. Ok, devo fare il login, scusate. Ovviamente sì, non pulito, ma un lupo. Ok, sul sito del corso vi ho messo una serie di cose, tra cui il materiale per oggi, ma anche le installazioni per il software che useremo, una guida lì, insomma, sia per Windows che per Mac. Vedremo dopo cosa andremo a utilizzare, principalmente ovviamente dovete installare Python sulle vostre macchine, se non ce l'avete ancora, e poi come ambiente di sviluppo andremo a usare principalmente PyCharm, che è un ambiente di sviluppo che ha una versione gratis, e useremo quella. E quell'IDE lì è anche già installato sul vostro PC del laboratorio. Torniamo qua, vediamo che... quindi il corso in teoria è pensato per essere in presenza, in parallelo, come avete visto, però c'è anche lo streaming su Google Meet, e se non ho sbagliato niente, ho anche registrato la lezione, che quindi poi caricherò probabilmente su YouTube per poterla rivedere. Ovviamente lo dico anche per chi è collegato. Secondo me si riesce ad avere un supporto maggiore in aula, soprattutto durante la parte pratica dove vi darò degli esercizi e io sarò qui, potrò girare tra i computer ad aiutarvi se è il caso. Ovviamente potete anche fare gli esercizi da casa e mandare le domande in chat, però sicuramente è meno interattivo, quindi consiglio a tutti se potete venite in aula. L'esame in presenza, anche questo, sarà, io ho messo probabilmente, perché essendo anche la prima volta che faccio questo corso, voglio capire come funzionano le cose, ma credo che rispecchierà come era l'esame negli anni passati, quindi una parte un po' più teorica su carta e poi una parte pratica al PC, dove dovrete sviluppare, risolvere alcuni esercizi di programmazione. Ma comunque seguiranno dei dettagli più precisi, e nelle ultime 2 ore che avremo insieme, quindi il 3 novembre dalle 16 alle 18, faremo sicuramente una simulazione d'esame, così avrete poi un'idea di come sarà questa parte dell'esame. Immagino che le regole su come si mixano i vari voti ve le abbia già raccontate l'altro docente, quindi no, non mi dilungo su questo. Comunicazioni, se avete bisogno potete usare la mail che è riportata lì, il ricevimento studenti se ne avete bisogno, lo fisserei lunedì dalle 15 alle 16, mi sembra che non abbiate lezioni in quello slot, sullo stesso link di Google Meet che uso per le lezioni, quindi io in quell'ora lì lascerò la riunione aperta, chi vuole si collega per fare domande e ricevere assistenza. Se poi avete bisogno in un altro momento di tempo, non riuscite in quell'ora lì, scrivetemi una mail e fissiamo un appuntamento in un orario diverso. Fine, questa era l'introduzione, domande? Ok. Allora. Questo possiamo chiuderlo. Vorrei vedere che Google Meet funzioni, sembra di sì, nessuno ha scritto niente, quindi possiamo andare avanti. Va bene, partiamo quindi con il primo blocco, che è appunto un'introduzione a Python.
Quindi vedremo l'introduzione al linguaggio, i suoi concetti principali, la formattazione, le convenzioni, le variabili, eccetera. Voi fino ad adesso quanti linguaggi di programmazione avete visto? Del C, penso di sicuro. E vabbè, Java l'avete appena iniziato, quindi questo è il terzo. Ok. Allora, parliamo di Python, che è un linguaggio relativamente recente, è nato nel 91, grazie a questo signore qui riportato nella foto, Guido Van Rossum. È un linguaggio general purpose e di, diciamo, di alto livello, quindi molto diverso dal C, che è più di basso livello. E l'enfasi principale per cui è nato questo linguaggio è il fatto di poterlo sfruttare in modo abbastanza di alto livello, quindi senza la necessità di scrivere n.000 righe di codice per fare una singola operazione. Questo è il sito web di Python, da dove tra l'altro potete scaricarlo per installarlo sulle vostre macchine, e useremo Python 3, ok? Non Python 2. Sui Mac di default c'è installato Python 2, ma è una versione vecchia, noi useremo la 3. Quindi, subito qualche differenza, ad esempio con il C che avete visto, credo lo scorso anno. Python è un linguaggio interpretato, ok? A differenza del C che è compilato. Ah, tra l'altro le slide sono in inglese, spero non sia un problema per nessuno, mi veniva comodo così. Quindi il codice sorgente in Python è convertito in un bytecode che è poi eseguito da una macchina virtuale, ok? Mentre il C viene compilato nel linguaggio macchina di quella specifica macchina su cui è in esecuzione, qui abbiamo uno strato in più, che è questa macchina virtuale che si occupa di eseguire il codice Python. Quindi, rispetto ai linguaggi compilati come il C, Python è sicuramente più veloce, come dire, i programmi scritti in Python sono più veloci da sviluppare ed eseguire, ma il contro è che sicuramente non sono veloci come i programmi scritti in C, okay? Quindi perdiamo un po' di performance con Python. Tuttavia, Python è fatto in modo da avere n.000 librerie già sviluppate, e c'è anche il modo di, quando si ha bisogno di efficienza, di da Python usare una libreria, ad esempio scritta in C. Okay? C'è anche questa possibilità. In ogni caso, è il programma, il linguaggio di programmazione più usato nel 2021, almeno secondo questa classifica dell'IEEE, che comunque è un'associazione internazionale nell'ambito dei computer, diciamo così. Quindi è sicuramente un linguaggio di programmazione che al giorno d'oggi chi fa informatica direi che deve conoscere. E come vi dicevo, il bello di Python è che esistono già più di 200 moduli, che sono in sostanza delle librerie, che sono già incluse nella libreria standard di Python, quindi vi vengono gratis, che vi permettono di fare tantissime cose con poche istruzioni di codice, e ne vedremo poi di alcuni di questi moduli. E come andremo a lavorare con Python? Allora, ci sono tantissime possibilità, noi ne vedremo alcune. Ci sono gli ambienti di sviluppo tradizionali, okay? Dove appunto si apre il programma, si crea il progetto, si crea il file, si esegue il file. Uno di questi è proprio PyCharm, che noi andremo a utilizzare, ma ce ne sono n altri, tipo Visual Studio Code, Eclipse può anche essere usato per Python, eccetera. Poi ci sono una serie di tool online. Noi ad esempio ne vedremo due, questo, REPL.it e Python Tutor, che permettono di eseguire del codice direttamente online, senza bisogno di installare niente, senza bisogno di fare cose particolari. Quindi è molto comodo, quando si ha qualcosa da provare al volo, usare questi tool per provare il proprio codice. Ad esempio, se io vado
su rep.it. Ok, vabbè, devo fare il login, va bene, con Google. Ok, vedete qui posso all'interno di questo sito crearmi un, diciamo così, un progetto Python. Si può anche creare un progetto C, ma in questo caso siamo interessati a Python. Ci possiamo dare un nome, prova, creo. Vedete che qui all'interno, quando creo questo progetto, ho tre finestre principali. Una qui a sinistra dove ci sono i file, in questo caso mi ha creato un unico file, .py, che è l'estensione di file Python. Poi abbiamo la colonna centrale dove possiamo scrivere del codice e la console sulla destra. Quindi io qua dentro posso subito scrivere del codice Python, che poi vedremo meglio. Ma ad esempio questa è una print che dovrebbe, come si capisce bene, stamparmi Hello World a schermo. Faccio run. Vedete che nella console mi appare Hello World. Ok, quindi molto comodo, la userò ad esempio per farvi vedere soluzioni di esercizi al volo, eccetera, ma potete usarla anche voi, ovviamente, per le vostre prove. E poi abbiamo Python Tutor, invece è pensato più per imparare come funziona Python, lo vedremo. Con Python Tutor è possibile scrivere del codice e a fianco questo sito mi fa vedere come vengono create le varie strutture dati, le varie variabili, come cambiano e come sono salvate in memoria. Quindi è molto interessante. Poi abbiamo n altre cose, ad esempio i notebook computazionali permettono di mixare insieme codice con testo, quindi sono ad esempio anche per fare lezioni eccetera, perché possiamo avere una parte testuale poi delle celle dove possiamo eseguire del codice, ma non li vedremo in questo corso, almeno quest'anno. PyCharm, ripeto, sulle macchine c'è già installata, se non lo installate sul vostro PC, niente, è un ambiente di sviluppo come ce ne sono molti altri. Vedete che abbiamo anche qui la parte a sinistra dove c'è il file explorer, diciamo così, con i vari file, i vari progetti. La parte destra dove c'è il codice, quindi si apre un file Python e si scrive codice. E la parte sotto dove c'è la console, il terminale, eccetera. Lo impareremo a usare. Questo l'abbiamo già visto, REPL. Questi sono degli screenshot dei vari tool interattivi che però non vedremo in questo corso. Dicevo, oltre ai moduli che sono già presenti nella libreria standard di Python, ce ne sono altri n.000 sviluppati da developer in tutto il mondo che si possono facilmente trovare online e importare i propri progetti. Per fare le cose più disparate, Python viene utilizzato molto per l'analisi di dati, per il machine learning, eccetera, e quindi ci sono tantissime librerie proprio per la computazione scientifica, quindi NumPy, SciPy, per la data analysis, Pandas è molto famoso, e poi anche per la visualizzazione di dati, quindi Matplotlib, eccetera, eccetera. Qui vedete machine learning, TensorFlow ha un modulo proprio per Python, eccetera. Quindi questi moduli sono molto comodi perché li importate e potete sfruttarne subito le caratteristiche. No, ovviamente non abbiamo tempo di andare in dettaglio in questi moduli perché è un corso introduttivo. Però, per darvi un'idea, possiamo copiare questo dato, questo script, vedete che è molto corto, ma ci permette già di vedere dei grafici, dei dati sul COVID-19 in real time. Okay? Quindi con pochissime righe di codice, sfruttando alcuni moduli come Panda e Seaborn, riusciamo a fare delle cose già notevoli. Okay? Quindi se io prendo questo script, vediamo se funziona, e lo incollo in uno dei tool online, non l'ho menzionato prima, ma questo è uno di Google,
Google Collab, da qualche parte dovrebbe esserci il modo di eseguire il codice. Eccolo qua. Ci incollo lo script, vediamo se funziona. Sta processando. No, c'è qualche problema di sintassi. Vabbè, ora non mi metto a sistemare il codice, probabilmente copiandolo e incollandolo c'è qualche problema di spazi. Vedremo che gli spazi sono molto importanti in Python. Però comunque vedete il risultato finale qui, ok? Quindi quello che deve rimanervi è che è un linguaggio di alto livello perché appunto permette di fare cose notevoli con poche righe di codice. Va bene, ovviamente nella prima parte parlo un po' di più perché bisogna introdurre i vari concetti, ma poi vi prometto che lavorerete voi. Parliamo di paradigmi di programmazione. Qualcosa forse avete già visto anche nell'altra parte del corso. Ma sostanzialmente i paradigmi di programmazione, cioè come voi potete scrivere codice, diciamo così, si dividono in tre macro categorie. Abbiamo il paradigma imperativo, che è quello che avete seguito con C, okay? Dove mettete delle istruzioni una dopo l'altra e il programma le esegue una dopo l'altra. Quindi dite esplicitamente al computer come risolvere un task usando variabili, loop, funzioni, eccetera. Poi c'è il paradigma improntato agli oggetti che avete iniziato a imparare nell'altra parte del corso, dove il focus è più sulla riutilizzabilità del codice, ok? Quindi il codice è organizzato in oggetti, metodi, attributi che possono essere riutilizzati in programmi diversi. Quindi l'oggetto è l'entità base che può includere appunto dei dati, gli attributi e dei metodi per operare su quei dati. Poi c'è la terza macro categoria, che è quella che vedremo un po' meglio noi in questa parte, che è la programmazione funzionale, che non si preoccupa tanto di dire al computer come fare le cose, ma si preoccupa di dire al computer cosa si vuole fare. Quindi l'idea è di utilizzare costrutti come le funzioni, le lambda function, poi vedremo cosa sono, le funzioni di map, filter, reduce, per appunto non tanto dare una serie di istruzioni sequenziali al computer, ma direttamente dire qual è il risultato finale che si vuole avere. È particolarmente efficiente questo paradigma quando si ha a che fare con dei problemi che sono ricorsivi di natura, ed è per questo che c'è l'ultima parte di questo corso che è relativo alla ricorsione, e si riducono di molto le linee di codice. Quindi questo è un esempio. Quello che non ho detto è che Python non è un linguaggio di programmazione che segue un determinato paradigma di programmazione, okay? Ci sono ad esempio dei linguaggi che sono puramente funzionali, quindi con cui potete scrivere codice solo in modo funzionale. Python invece, lo vedremo anche dopo, è un linguaggio di programmazione multiparadigma, quindi con Python posso fare in sostanza un po' quello che voglio, posso sia programmare ad oggetti che in modo funzionale, che in modo procedurale, posso mischiare le cose, eccetera. Questo ad esempio è un esempio di programmazione imperativa in Python, però vedete che abbiamo una serie di istruzioni che sono degli step espliciti che il computer deve seguire. Quindi definiamo, in questo caso una lista, le vedremo, una stringa, e poi dico che cosa devo fare. Quindi con un for ciclo su ogni carattere presente nella lista e lo aggiungo alla stringa, e infine stampo la stringa. Okay? Quindi degli step sequenziali.
Abbiamo invece poi il paradigma d'oggetti. Questo è un esempio di una classe definita in Python. Voi le vedrete con Java, ma i concetti sono quelli. Quindi ci focalizziamo sugli oggetti che possono contenere dati, in questo caso questa string, questa classe, StringOps, ha un attributo chiamato string, che inizialmente è vuoto, ma che poi potrà essere riempita come con i metodi che questa classe offre. Quindi quando io andrò a istanziare un oggetto di questa classe, potrò usare il suo metodo strconcat, che mi farà delle determinate cose sugli attributi di quella classe. Quindi qui il focus è il riutilizzo dei dati principalmente. Abbiamo poi la programmazione funzionale. Quindi, vedete, in sostanza quello che facciamo nei vari pezzi di codice è sempre la stessa cosa. Quindi data una lista di caratteri, io ho un metodo per creare una stringa che, diciamo così, prenda tutti quei caratteri e li metta insieme. Qui lo faccio in modo imperativo, qui ho una classe che mi permette di farlo e qui ho il modo di farlo funzionale. Vedete come le linee di codice si sono ridotte e in sostanza faccio tutto con una sola linea di codice importante, la linea 4, ok? A partire dalla lista definita in input, diciamo così, io uso una funzione built-in di Python, la reduce, per crearmi la mia stringa. E in una sola riga di codice riesco ad ottenere quello che voglio. Ora, non preoccupatevi se non capite come funziona quella riga di codice, però vi deve passare il concetto. Allora, partiamo dal programma più stupido, che tra l'altro l'ho già fatto prima online su REPL, l'Hello World. Vedete, questo è un Hello World in C, dove già per scrivere un banale Hello World ho n righe di codice, quindi c'è un include della libreria, poi c'è la definizione della funzione main, ci sono delle parentesi, poi c'è l'istruzione vera e propria, la printf, poi c'è una return che dobbiamo mettere, quindi è già, per scrivere questo codice banale, devo utilizzare un po' di righe di codice. In Python, come avete visto, ci basta una riga. Non ci sono parentesi, non ci sono funzioni main, non ci sono import, almeno per questo programma stupido, una sola riga di codice, una print. Possiamo avere commenti in Python, ovviamente. I commenti in Python si fanno con un hashtag davanti. Okay? Quindi una linea di commento, basta metterci l'hashtag davanti. E parliamo adesso anche di main function. Come avete visto, nel programmino C c'è sempre una funzione di main, che è un po' l'entrata principale del programma, cioè quando io lancio il programma si parte dalla funzione main, quindi è eseguita automaticamente dal sistema operativo. Come abbiamo visto in Python non c'è bisogno di questa funzione, ma l'interprete esegue direttamente lo script partendo dalla prima riga del file. Quindi gli diamo un pasto all'interprete, un file Python, lui parte e esegue tutte le istruzioni che ci sono. Non c'è una funzione specifica che Python esegue automaticamente. In alcuni script vi potrà capitare di vedere una struttura tipo questa, dove c'è una if particolare, if name uguale main, e dove poi al suo interno si esegue, in questo caso, la funzione main, che è definita sopra. Che cos'è questo? Quell'if statement, questo qua a riga 4, permette al nostro codice di capire se sta venendo e eseguito come uno script standalone, cioè ad esempio scrivo un mio programma e lo lancio dal mio ambiente, tipo da PyCharm, quello è uno script standalone che sto facendo io, ok? In questo caso Python automaticamente associa la stringa underscore underscore main underscore underscore, scusate, alla variabile di sistema name, ok?
Quando invece uno script eseguito indirettamente, ok, ad esempio importando un modulo esterno, questa variabile name non conterrà main. Quindi io posso differenziare quello che è uno script standalone, quindi il programma principale che sto facendo, dai moduli che importo. E mi dà anche l'opportunità di avere un punto di ingresso ben definito, definito appunto da quella if. Okay? Però è solo un modo di organizzare il proprio programma. Funziona tutto anche senza main, basta ricordarsi che appunto quando eseguite un file si parte dall'inizio e si scende. Alcune keyword ve le potete poi guardare, le vedremo sicuramente, del linguaggio, sono keyword, quindi ovviamente non potete usarle come nomi di variabile, ad esempio. C'è la AND, che in Python si scrive, non c'è la doppia AND. E ci sono i cicli, while, if, else, ma li vedremo. Parliamo di variabili. Allora, come si definiscono le variabili? Così, con un nome. Come convenzione si usa questa, quindi tutto minuscolo e al posto dello spazio usiamo un underscore, ma è una convenzione, potete anche non seguirla. L'uguale, che è l'assegnamento, ok? Attenzione, non è un confronto, ma si assegna un valore alla variabile con l'uguale singolo, e a destra il valore, in questo caso tra doppi apici una stringa. Cioè, dovrebbe saltarvi all'occhio subito una cosa. Cosa? Non sento, scusami. Punto e virgola, ok, una. Non c'è, bene, io pensavo ancora a un'altra cosa. Non c'è il tipo di variabile. Non c'è il tipo, ok? Vedremo che Python è tipizzato dinamicamente. Cioè si arrangia lui a capire che quella è una stringa. Ok? Qui un po' di variabili definite. La prima l'abbiamo vista, la seconda è sempre una stringa, ok? Ha gli apici singoli. D'accordo? Ma vedremo che si possono usare entrambi, sia gli apici singoli che gli apici doppi. Quindi questo non è un numero ma una stringa. La terza invece è un numero. Ok? La quarta è un booleano. In questo caso col valore true con la T maiuscola, mi raccomando, possiamo avere o true o false. L'ultima è sempre un numero, esattamente come questo. Come convenzione, in Python non ci sono le costanti, come convenzione, se vogliamo definire una costante, la definiamo con il nome in maiuscolo. Ma di nuovo è solo una convenzione. Questa è una costante numero. Ecco qua quello che dicevo, come Python è tipizzato. Si arrangia lui a capire di che tipo è la variabile, quindi di nuovo stringa, stringa, intero, booleano, intero. Possiamo usare la funzione built-in type, ok? Che ci dice, ci può dire a runtime di che tipo attualmente è quella variabile. Allora, nelle slide, quando trovate questo quadratino, rettangolo blu con un nome di un file, vuol dire che sul sito del corso ho caricato un esempio che vi fa vedere questo concetto di type inference. Quindi se vado su, vediamo se riusciamo, mi sembrava di averlo già aperto, eccolo qua. Se vado sul sito del corso, vedete che c'è la parte Python Basic che abbiamo iniziato oggi, ci sono le slide, ci sono i laboratori che faremo insieme, poi ci sono tre cartelle, tra cui una degli esempi, in cui ci sono i vari file Python, ad esempio play with types è quello che andiamo a vedere adesso, magari lo copio e lo vado a mettere in REPL. Allora vedete,
Facciamo un po' di zoom se riusciamo, non so come. Ok. Vabbè, poi le facciamo passo passo. Quindi definisco una variabile a cui associo una stringa con i doppi apici, e se io uso la funzione built-in type, lui dovrebbe dirmi di che tipo è attualmente variable. Type vedete che è in verde perché è una funzione che ci offre direttamente Python, quindi in teoria dovrebbe essere str, poi però ovviamente posso anche stampare direttamente il contenuto, quindi mi aspetto di ricevere il tipo della variabile e sotto il suo contenuto. Lancio, infatti vedete mi ha restituito il tipo, quindi quella variabile di classe str, e sotto ho il suo valore che contiene. Attenzione, io posso fare benissimo una cosa del genere, dire che variable adesso è uguale a 5. D'accordo? Se io adesso stampo il tipo, print type di variable, e poi magari anche il suo contenuto, vedete che la variabile ha cambiato tipo dinamicamente, è diventato un int, è partito da stringa, poi io l'ho assegnata a un numero intero, è diventato un intero. D'accordo? Questo è molto importante. Possiamo cambiare il tipo di una variabile assegnandogli dinamicamente un valore diverso. Se io scrivo, ad esempio, 1.2, dovrebbe essere un float, infatti è diventato un float. Se invece la mia variabile associo un false, dovrebbe essere diventato probabilmente un booleano, bool, ok? Alle variabili posso anche associare non, che è una keyword che identifica l'assenza di valore, quindi è una variabile, diciamo, vuota. Se ne stampiamo il tipo, non type, c'è un tipo particolare per questa cosa, l'assenza di valore. D'accordo? Domande? Se avete domande interrompete pure. Torniamo alle slide. E riassumiamo quello che abbiamo detto in modo un po' più formale. In Python tutto è un oggetto, quindi le nostre variabili, in questo caso language name, version, eccetera, sono semplicemente un riferimento agli oggetti. D'accordo? Quindi ogni variabile può riferirsi a qualunque tipo di oggetto. Come abbiamo visto, la nostra variabile l'abbiamo associata a oggetti diversi, di tipo diverso. Quindi quando si dichiara una variabile, noi non specifichiamo il suo tipo, è Python che dinamicamente lo capisce. Quello che è importante è che il tipo di una variabile è salvato insieme all'oggetto. E noi possiamo riassegnare, come abbiamo visto, le variabili agli oggetti. Facciamo un esempio. In linguaggi tradizionali, noi potremmo, come C, noi potremmo pensare che A è una locazione di memoria che contiene il valore 1 e che dopo questa locazione di memoria venga sovrascritta col valore 2. Questo non è come lavora Python. Piuttosto, con queste due linee di codice, A parte come un riferimento
a un oggetto con il valore 1. Quindi abbiamo il nome della variabile A che punta a un oggetto in memoria da qualche parte che ha valore 1 e a cui è associato il tipo intero, tra l'altro. Dopo, con la seconda linea di codice, la stessa variabile A viene riassegnata a un altro oggetto in memoria che ha valore 2. Pensiamo a una freccia che cambia, al posto di puntare al primo oggetto, va a puntare al secondo. Questi due oggetti però continuano a esistere, ok? Anche se A non vi si riferisce più. Quindi l'oggetto col valore 1 di tipo intero continuerà comunque ad esistere in memoria. Semplicemente ne è stato creato un altro con valore 2 a cui A punterà. Facciamo un esempio ancora più pratico. Abbiamo una variabile fu che ha valore 5, quindi abbiamo da qualche parte la nostra variabile fu che punta a un oggetto di tipo intero con valore 5. Okay? Poi definisco un'altra variabile bar che ha valore 6. No, volevo mettere... Ok, sì, va bene. Questo non è presente nel disegno. Ma ci immaginiamo che bar, esattamente come fu, abbia una freccia verso un secondo oggetto con valore 6. Se poi io faccio bar uguale a fu, semplicemente io stacco la freccia da quell'oggetto che non si vede qui, dovrei riportarlo, ma la vado ad attaccare, diciamo così in parole povere, al valore 5 che è anche puntato da fu. Adesso dico fu uguale hello. Quindi cambio, assegno un nuovo valore alla variabile fu. Che cosa succede secondo voi? Questo l'hanno capito. Fu punterà un nuovo oggetto che sarà hello. Ok. Vediamo che fu punta un nuovo oggetto. Attenzione, però, è vero che prima abbiamo detto bar uguale a fu, ma bar continuerà sempre a puntare a 5, ok? È chiaro questo? Quindi, a differenza di linguaggi come C e C++, Python non ha delle variabili che puntano a una locazione di memoria, ma ha degli oggetti e delle variabili che sono dei nomi per questi oggetti. Ok, questa era una parte introduttiva, secondo me, molto importante, che ritornerà fuori spesso. Andiamo avanti con le sintassi di base, invece, di Python. Per esempio, con gli operatori aritmetici, sono i classici, quindi l'addizione, la moltiplicazione, la divisione, il doppio slash e la divisione intera, poi abbiamo il doppio asterisco che è l'elevamento a potenza e il modulo che è, il percento che è l'operatore modulo. Conoscete l'operatore modulo? Cosa fa? Ok, restituisce il resto della divisione intera. Quindi se io vado sempre su, eccolo qua, su REPL, potete farlo anche voi mentre lo faccio io se volete. Posso definirmi ad esempio due variabili, ad esempio number 1 uguale 5, number 2 uguale 2, ok? E poi posso definirmi una variabile result in cui posso dire number 1 per cento number 2. Ah, ho sbagliato a scrivere, vedete mi evidenzia un errore perché sopra ho scritto number al posto di number. Ok. Che cosa mi restituirà questa print? Quindi se io stampo print result 1, ok?
che prendiamo il resto di 5 diviso 2. Vediamo se è vero. 1. Vedete, nella print ho passato direttamente un numero, lui l'ha riconosciuto, l'ha stampato e va bene così. Poi, ovviamente, se metto il doppio asterisco, eleverò a potenza, quindi 5 alla seconda, 25, eccetera. Okay, quindi operazione base di, operazioni base di matematica. Diciamo. Torniamo alle slide. Allora, questi invece sono i tipi built-in in Python. Come vi ho detto, Python si può usare anche come linguaggio di programmazione ad oggetti, quindi potreste crearvi le vostre classi, i vostri tipi. Noi vedremo la programmazione funzionale, quindi sfrutteremo i tipi built-in di Python. Qui abbiamo i numeri interi, numeri senza virgola, anche negativi. I float, quindi i numeri con la virgola, e c'è anche un tipo built-in per i numeri complessi, che difficilmente useremo, ma ci sono. Poi abbiamo, ne vedremo tantissimo, le sequenze. Le sequenze cosa sono? Degli insiemi di dati, tutti insieme, tipo gli array. Abbiamo le stringhe, che sono una sequenza, perché una stringa è una sequenza di caratteri. Abbiamo le liste, ne vedremo, tipo gli array, un vettore, diciamo così. E poi abbiamo le tuple, che sono un tipo particolare di lista. Vedremo le differenze. Vi posso anticipare che le liste sono mutabili, le tuple sono immutabili. Vedremo questo concetto più avanti. E poi ne abbiamo altri, il booleano, li abbiamo già visti, i dizionari, li vedremo anche, che servono per salvare un set di coppie chiave valore. Pensiamo ad esempio alla rubrica dove c'è nome e numero di telefono, un dizionario con tutte queste coppie, nome e numero di telefono. Abbiamo i set che, proprio come in matematica, non possono contenere elementi duplicati, quindi avranno elementi non duplicati. Poi abbiamo il tipo file per input-output. La funzione stessa è un oggetto in Python, come abbiamo detto tutto è un oggetto in Python. E poi l'abbiamo intravisto prima, non l'assenza di valore, il null value, diciamo. Ecco qua, mutable e immutable. Tutti gli oggetti in Python possono essere o mutabili o immutabili. Che cosa vuol dire questo? Questo è un altro concetto chiave. Un oggetto mutabile può essere cambiato dopo che è stato creato. Mentre un oggetto immutabile non può avere questa caratteristica. Vedremo un esempio. Quindi oggetti built-in tipo int, float, boolean, stringhe, tuple sono immutabili. Una volta creati non li posso più cambiare. L'unica alternativa è generarne di nuovi. Invece ci sono degli oggetti tipo le liste, i set e i dizionari che sono mutabili. Quindi li posso creare e poi posso, se ne ho bisogno, cambiarne gli elementi al loro interno. Le classi custom, che non vedremo ma che potreste crearvi, sono generalmente mutabili. Quindi, questa è un'altra cosa sottile, possiamo avere degli oggetti immutabili che però contengono degli oggetti mutabili. Ok? Ad esempio, questa è una tupla users, poi le vedremo più in dettaglio, ma è una tupla perché ha le parentesi tonde di due dizionari. I dizionari si fanno con le parentesi graffe. Allora, le tuple sono immutabili, ma i dizionari sono mutabili. Quindi io posso andare a cambiare i valori dei dizionari all'interno della tupla. Vedete, qui dico che users, che è una tupla, a posizione 1, quindi siamo indicizzati da 0, quindi il primo
dizionario è a posizione 0, posizione 1 abbiamo il secondo dizionario, quindi vado a prendere questo, id2 name Luigi, e dico che il name Luigi, vedete che ho usato questa chiave qui, deve cambiare da Luigi a Marco. Questo lo posso fare, la tuple è mutabile ma il dizionario no, è mutabile e quindi lo posso cambiare. Se io faccio questa roba qui, vedete, prima ho Luigi, la print originale, e poi ho Marco. Invece, questa è direttamente una tupla di stringhe. Qui tutti e due sono immutabili, sia le tuple che le stringhe. Quindi se io provo a fare quello che ho fatto qui, frutti di a posizione 1, che contiene arance, provo a sostituirlo con pere, e lui si incazza, si arrabbia e mi dice non lo posso fare, perché le tuple sono immutabili. Qui ho cercato di cambiare direttamente tutto un oggetto che rappresenta in una tupla, non lo posso fare. Quindi se voglio una tupla con pera al posto di arance, me la devo ricreare da zero. Domande su questo? I numeri sono immutabili, abbiamo detto, interi, float e complex, non stiamo lì a perdere troppo tempo, si capisce cosa sono. I float possono essere anche numeri in notazione esponenziale, quindi se io scrivo una roba del genere, vediamo se riusciamo a tornare qua, 2 e 8, vedete che c'è una lettera, ma questa non è una stringa, ma un numero in notazione esponenziale. Se ne stampo il tipo, è un float, ok? E poi i complessi usano J al posto di I, ma no, non li useremo. Gli interi possono essere arbitrariamente grandi e possiamo usare dei letterali, che sono queste sigle qui che possiamo mettere prima del numero vero e proprio, per definire i numeri con rappresentazioni diverse. Quindi se iniziamo un numero con 0x, possiamo definire un numero esadecimale, 0o per numeri ottali, 0b per numeri binari, in formato binario. Anche qui non credo che li useremo nei nostri esercizi, ma è bene saperlo. If statement, andiamo abbastanza veloci, possiamo anche fare una prova, magari così la fate anche voi, direttamente sul REPL. If statement ci permette anche di introdurre un altro concetto importante. Definiamo due variabili, variabile A 10, variabile B 15, quindi due variabili numeriche. Come scrivo le if? Vabbè, la keyword if, poi non abbiamo parentesi, ok? Quindi già questa è una differenza. A, ad esempio, maggiore di B. A maggiore di B è la condizione, due punti finali, vado a capo, vedete che direttamente l'editor qui mi ha messo il cursore spostato a destra, ok? È spostato a destra di default di 4 spazi. 4 spazi di default è il modo che usa Python per dividere i blocchi di esecuzione. Quindi tutto quello che metto ora allineato qui sotto, 4 spazi in là, sarà un blocco unico che eseguirò se A è maggiore di B. Quindi posso dire print, facciamo una prima print, A è maggiore di B, ad esempio, print sì, è solo per farvi vedere che tutte e due le print vengono eseguite. Qui siamo nel caso in cui A è maggiore di B.
Se voglio fare una else, allora devo schiacciare il tasto cancella e lui in automatico mi riporta, vedete, il cursore al livello della if. Allora qui io posso scrivere else, due punti, sempre due punti, per introdurre un blocco condizionale, oppure vedremo anche un blocco da eseguire all'interno di un ciclo. Vado a capo, i due punti, di nuovo lui mi ha riportato quattro spazi in là, print a e minore di b, minore o uguale di b. Ok? Quindi se eseguo questo codice, credo, spero, che stampi la riga 8. Quindi farà questa condizione non sarà vera, salterà all'else e farà questo blocco qui, che è composto da una singola istruzione, una print, a è minore o uguale a b. Ok? Se io cambio 8,20, vedete che mi fa entrambe le operazioni, perché sono tutte e due allineate dentro la linea. Se volessi aggiungere un terzo caso, quindi dividere anche il caso di A uguale a B, come posso fare? Beh, c'è un'altra keyword, elif. Con l'elif posso specificare una condizione ulteriore. Quindi se A è maggiore di B faccio questo, altrimenti se A è uguale uguale a B, occhio, qui stiamo confrontando, quindi ci va il doppio uguale, print A è uguale a B, else in questo caso sarà sicuramente minore. Ok? Quindi if, elif, else. Di elif posso averne n in cascata con un'unica else finale. Ok. Vediamo qua. Allora, questo l'abbiamo visto noi. Oh. Altro concetto importante che si collega soprattutto alle if sono i booleani e soprattutto le espressioni che noi possiamo valutare nelle if, nei cicli. Quindi qui dobbiamo differenziare la variabile booleana, che può avere due valori, true o false, e invece le espressioni condizionali, quindi che possono includere vari confronti, che possono essere, si dice nel linguaggio Python, truthy o falsi. Ok? Quindi, quando un'espressione intera, composta anche da varie parti, quindi if A maggiore di B, or C minore di D, eccetera, viene valutata vera, si dice che quell'espressione è truthy. Quando invece viene valutata falsa, si dice che è falsi. Ok. Ad esempio, cosa stamperanno queste varie print? Vabbè, la prima mi sa sicuramente false. È una condizione falsi e quindi stamperà false. La seconda? Qualcuno dice true, se volete fate la prova. True. È indifferente definire string col doppio apice o col singolo. Print not false? True. Print 2 uguale uguale 1 and true? Ok, invece print 2 uguale uguale a 1 or true, true, ok? Quindi mi sembra che siano abbastanza chiare queste espressioni. Ok, quindi la or, basta che uno dei due sia vero e restituisce vero. La and invece chiede che entrambi siano veri, in questo caso 2 non è uguale a 1 e quindi l'espressione è falsi. In Python anche i valori individuali possono essere valutati o true o false. Quindi ogni oggetto può essere testato in un contesto booleano, si dice così. Quindi
anche negli statement di if. Quindi ci sono dei valori in Python che sono sempre falsi. Il numero 0 è falsi. Quindi se io scrivo if 0, non entrerà mai quella if, perché 0 è valutato come falsi. La stringa vuota è valutata come falsi. Quindi questo è anche un buon modo, ad esempio, per, non so, sto prendendo l'input dall'utente, l'utente non mi dà l'input, quindi la mia stringa è vuota, io non posso continuare, posso testare se questa stringa è vuota oppure no con il fatto che l'empty string è valutata come falsa, tipo. Questa è una stringa vuota, giusto? E io posso testare se è vuota o no dicendo if a. If a vuol dire... Cosa devo scrivere qua? La stringa è piena o è vuota? Non ho sentito? Qui questa istruzione di codice è eseguita se il blocco condizionale è vero. Ok? Quindi la stringa piena è vera. Quindi if a, in questo caso la stringa conterrebbe dei valori. Se io voglio testare che la stringa sia piena prima di andare avanti, posso dire if not a. Ok? Sto sbagliando qualcosa? Può essere. Chiaro questo? Allora, la stringa è vuota, quindi di default una stringa vuota viene valutata come un'espressione falsi, quindi falso. Se io voglio dire, ok, il programma può continuare, oppure devo stampare un errore se la stringa è vuota, con questa espressione qui, if not a, se a è falso, not falso diventa vero, e quindi if vero, vuol dire che la stringa è vuota. E quindi posso stampare, ad esempio, un messaggio di errore all'utente. Ok? Quindi quando vedete in Python delle espressioni condizionali che contengono direttamente una variabile, tipicamente questa cosa viene fatta per, ad esempio, vedere se la variabile contiene dei dati oppure no. Il valore false ovviamente è valutato come falso, ma anche il valore non, l'assenza di valore, è valutato come falso. Quindi anche qui, se abbiamo una variabile che non ha valore al suo interno, possiamo valutarla di nuovo if not variabile. La lista vuota è valutata come falso, la tupla vuota, il dizionario vuoto. Gli altri valori sono valutati come veri. Quindi una stringa piena, una lista con degli oggetti, eccetera. Facciamo un esempio un po' più complicato. Non abbiamo ancora visto le liste, ma ve le anticipo. Le liste si definiscono, questo è il nome della lista, della variabile, con le parentesi quadre, ok? Io adesso definisco una lista con al suo interno uno 0. Ah, mi sembra che, se non vado errato, si possa usare la funzione built-in bool, che semplicemente mi dice questa espressione è vera o è falsa. Se io scrivo bool di myList, sarà vero o sarà falso? Abbiamo detto che il numero 0 viene valutato come falso. La lista vuota viene valutata come falsa. Vero? Proviamo. Vero. Qui è vero che c'è lo 0, però stiamo valutando una lista che non è vuota, una lista che contiene il numero 0. Ok? Quindi è molto diverso dire 0 in una lista o 0 come numero.
0 come numero viene valutato false. Su queste cose poi magari facciamo un po' di esercizi, perché di solito la parte, ad esempio, teorica dell'esame è: ok, vi do una serie di linee di codice, dei blocchi condizionali, e vi chiedo che cosa stamperebbe questa cosa, e quindi bisogna saper valutare. Ora queste sono semplici, magari un po' più complicate, ma bisogna saper valutare queste espressioni condizionali. Ok, questo l'abbiamo fatto. Sì, attenzione, true e false sono diversi da true e false, ok? Ovviamente, mentre il numero 5, che è un numero diverso da 0, viene valutato come vero, questo non vuol dire che 5 sia uguale a true, ok? 5 e true sono due cose diverse, però 5 è anche truthy, perché all'interno di un blocco condizionale viene valutato come true. Quindi qui avrò che bool di 5 è true, perché 5 è truthy, ma 5 uguale a true, no, sono due cose diverse. Vabbè, questi sono gli esercizi che vi dicevo, che probabilmente rientreranno nella parte scritta. Proviamo subito a farne uno. Provate a dirmi qual è l'output qui. Non vale provarlo su un rettile. Dovrebbe essere D. Lui dice dovrebbe essere D. Solo D? D come Bologna. Ah, B, scusa, D come Bologna, ok. Qualcuno ha qualcosa in contrario? Sì? Tu dici che sia C? BC o solo C? C. Vediamo chi ha ragione. L'output è B, ok? Perché? Allora, if 7, 7 è un numero diverso da 0, quindi valutato come vero, entriamo in questo blocco qui, ok? If lista vuota, no, la lista vuota è valutata come falso, quindi if falso, else, questa else viene stampata, ok? E if tupla vuota è valutata come falso, e quindi non entrerà qui, ma neanche qui, perché siamo già entrati nella if sopra. E quindi questa else non verrà stampata. Ok? Proviamone un altro. Lui dice Bologna Como. Qualcuno ha alternative o siete d'accordo? D'accordo? Vediamo. Bologna Como. Perché in questo caso? If 1, ok, diverso da 0, vero, entriamo. If none, falso, quindi non entriamo nella if e quindi faremo di conseguenza la else. Facciamo la print di B. Poi però vedete che questa if non è un else, è staccata dall'altra if, è indipendente dall'altra if, e quindi viene rivalutato tutto da capo, diciamo così. Quindi dico if, abbiamo visto prima, lista con 0, vero, allora printo C e non faccio la else, quindi BC. Qui la differenza è che, mentre qui era tutto collegato da if, else, eccetera, qui abbiamo due if indipendenti. Poi ovviamente queste espressioni si possono complicare a piacere, con delle and, con delle or, quindi magari all'esame sarà un pochino più difficile, però non molto. Cioè. Ok.
Va bene, ci stiamo avvicinando ai primi esercizi, ma ovviamente dobbiamo introdurre le cose, se no non potete farli. Le sequenze, l'abbiamo detto prima, le sequenze sono un termine generico in Python per definire un insieme ordinato di elementi, ok? Ordinato. I tipi principali di sequenze sono, le abbiamo viste prima, stringhe, liste, tuple, le più importanti. Ci sono delle operazioni che si possono applicare a tutte le sequenze. Per esempio, la più associata a due sequenze, una a sinistra e una a destra, è un processo chiamato concatenazione. Come dice il nome, serve a concatenare le due sequenze. Se io vado qui, mi definisco stringa 1 uguale ciao, stringa 2 uguale a tutti, d'accordo? Posso dire stringa uguale stringa 1 più stringa 2, ok? Se poi faccio print di stringa, mi aspetto di avere le due stringhe concatenate. Vedete, è brutto perché mi sono dimenticato di inserire uno spazio, le ho concatenate brutalmente, bisognerebbe mettere almeno uno spazio qui a stringa 2. Ok, me le concatena. Posso anche fare direttamente stringa 1 più stringa 2 nella print, dipende. Se mi serve in una variabile, me la salvo in una variabile. Se voglio stamparla solo, posso stamparla. La stessa cosa si applica però anche alle liste, lo vedremo. Cioè, se io ho una lista 1, abbiamo detto parentesi quadre, con i numeri 0, virgola, per separare gli elementi, 1, virgola 2, poi ho la lista 2, con 3, 4, 5, posso dire che la mia lista è lista 1 più lista 2. Che cosa mi aspetto? La concatenazione. E quindi, vedete, un'unica lista con tutti e 6 i valori. Funziona sia con stringhe che con liste. L'asterisco invece ripete una sequenza n volte a seconda del numerino che ci mettete dopo. Quindi, di nuovo, se vado qui, io potrei dire che la mia lista è uguale a lista 1 per 3. Mi aspetto la stessa lista ripetuta 3 volte. 012, 012, 012. E si può fare anche con le stringhe. Stringa uguale ciao, print, stringa per 3. Mi aspetto ciao, ciao, ciao. Però può essere utile ed è bene saperlo. Poi, questa espressione qui, x in sequenza, quindi usiamo la parolina chiave in, ritorna vero se l'elemento x è un elemento della sequenza, falso altrimenti. Quindi facciamo un esempio velocissimo. Print, usiamo la funzione bool che ci dice direttamente se l'espressione è vero o falso. Vediamo, che ne so, if 0 in lista 1. 0 in lista 1, c'è lo 0 in lista 1? Direi di sì, quindi questa print mi aspetto che ritorni true, ok? E quindi questo lo posso poi usare nelle varie if. Ad esempio posso dire if, che ne so, c carattere c in stringa, due punti, e faccio quello che devo fare, print c
è contenuto in stringa. Ok? C'è il carattere C in stringa, c'è ciao. Attenzione, ho parlato di carattere, ma non c'è distinzione tra carattere e stringa in Python. Non cominci. Ok? Quindi carattere è semplicemente una stringa con una lettera. Mi scusi, mi sì. Anche se non avessi usato la funzione di Timbool, avrebbe stampato lo stesso booleano. Sì, no? Penso di sì. Penso proprio di sì. Sì, sì. In questo caso era superfluo, perché direttamente la parolina chiave in ci ritorna vero o falso. Abbiamo visto la in, che verrà usata anche molto nei cicli. Ad esempio, se vogliamo poi ciclare su tutti gli elementi di una lista, useremo un ciclo for elemento in lista, e potrò eseguire del codice per ogni elemento della lista. Lo vedremo. Vabbè, qua l'accesso posizionale c'è anche nelle sequenze, quindi sequenza parentesi quadre di i, dove i è una delle varie posizioni della sequenza, da 0 a lunghezza meno 1, okay? Ritorna l'iesimo elemento, qui parla di carattere, ma in generale elemento della sequenza. Possiamo anche usare indici negativi per partire dal fondo, ok? Quindi sequenza di meno 2 ritorna, si parte dal fondo, si conta 2, si va indietro. Tutte le sequenze possono essere sliced, ma lo vedremo dopo. Ci sono anche funzioni che si applicano a tutte le sequenze. Ad esempio, len mi restituisce il numero di elementi contenuti nella sequenza. Andiamo qua. Cancelliamo un po' di cose. Print len di stringa. Mi aspetto 1, 2, 3, 4. Ok? Print len di lista 1. Mi aspetto ovviamente 3. Ma potrei anche fare qui lista 1 più lista 2. Nessuno me lo vieta. In quel caso viene costruita dinamicamente la lista con entrambe, quindi la concatenazione, e poi ne valuto la lunghezza. Sequenza.index, tra parentesi, un elemento, ok, ritorna l'indice della prima occorrenza dell'elemento nella sequenza. È più facile a dirsi che a farsi. Se io dico print lista1.index, voglio l'indice del valore 2, se c'è in lista 1, io non lo so a priori, però questa dovrebbe restituirmi l'indice del valore 2 all'interno di lista, che sarà 0, 1, 2. Ricordiamoci che si parte da 0, ma possiamo anche cambiare i numeri per evitare di confonderci. L'indice del valore 2 è 2, oppure l'indice del valore 3 è 1, così non ci confondiamo. Ok? Oppure posso dire print stringa.index, voglio l'indice del carattere A. E lui mi dice che il carattere A è presente alla posizione 2 di stringa. Se ci metto una lettera che non c'è, un valore che non c'è, mi ridà un'eccezione. Vedremo dopo come gestirle, però questo è il modo per dirci: guarda che la X in ciao non c'è. Value error, substring not found. Minimax, evitiamo di farlo, ma ci ritornano il più piccolo o il più grande elemento delle sequenze per le stringhe in ordine alfabetico.
count di x, quindi sequenza.count di un valore, mi ritorna il numero di occorrenze di quel valore in MySequence. Quindi, mi sembra abbastanza chiaro. Stringhe, abbiamo detto prima, possiamo definirle sia col doppio apice che col singolo apice. Qual è il vantaggio di usare i doppi apici? Il vantaggio è, cioè, mi serve farlo quando la mia stringa al suo interno contiene un apice a sua volta, ad esempio un apostrofo, ok? In questo caso funziona, quindi abbiamo i doppi apici con il singolo apice all'interno. Se io invece faccio questo, lui ovviamente si arrabbia, perché non capisce più qual è l'inizio e la fine, cioè non sa distinguere l'apostrofo da un delimitatore di inizio e di fine. Quindi tutte le volte che avete delle stringhe che possono contenere, ad esempio, l'apostrofo, è bene definirle col doppio apice, perché altrimenti per questo mi ritornerà una eccezione. L'alternativa è, se vogliamo usare gli apici singoli, mettere un escape davanti all'apostrofo. Lui con quell'escape lo tratta come se fosse un carattere speciale e lo riconosce. Eccolo qua. Con l'escape funziona. Dopodiché, anche lì, potete definire le vostre stringhe come volete, tipicamente si consiglia di, ok, ho iniziato con i doppi apici, lo faccio sempre con i doppi apici in modo tale che il codice sia più leggibile, però anche lì è una convenzione. Si possono definire stringhe più lunghe di una riga con 3 doppi apici all'inizio e 3 doppi apici alla fine. D'accordo? Quindi questa è una stringa lunga che tiene 2 linee. Stessa cosa, di nuovo, lo stesso discorso si applica con gli apici singoli, quindi 3 e 3. Caratteri. Di nuovo, ripeto, non c'è distinzione tra stringa e carattere, ma data una stringa possiamo, come abbiamo visto in generale per le sequenze, accedere in modo posizionale ai singoli elementi. Quindi posso accedere all'elemento a posizione 1 della stringa se è lo. In questo caso è la E, e mi stamperebbe la E. Vedete qui, per dirvi che il tipo di un carattere solo è sempre stringa, ho già detto. La concatenazione, già vista anche in questo caso, quindi il più serve a concatenare. La ripetizione, già vista sia per liste che per stringhe, quindi qui c'è un per 3 e quindi ripeterà per 3 volte il contenuto di language name. Quindi Python, Python, Python. Allora, nella print capita spesso di dover stampare varie cose, tipo una stringa che mettete voi come messaggio, più un valore, più altre cose. Allora, solo nella print si possono combinare queste varie cose con una virgola. Facciamo un esempio. Definiamoci una variabile Pippo che contiene 5 e una variabile Pluto che contiene 6. Io posso dire che print, posso iniziare con la mia stringa, quindi il valore di Pluto di Pippo è, ok? Poi devo stampare il mio valore, allora posso dire virgola Pippo, virgola continuo con il mio messaggio, mentre il valore di Pluto è virgola Pluto, ok? Con la virgola posso mettere insieme le varie cose. Vedete? Mi aggiunge addirittura gli spazi in automatico, quindi il valore di Pippo è il messaggio qui, poi mi stampa il valore vero e proprio della variabile, quindi 5, poi va avanti, mentre, eccetera.
Questo lo posso fare nella print, ma non diversamente. E non posso neanche, perché l'alternativa poteva essere questa. Abbiamo visto che la concatenazione di cose avviene con la più. Ok? Quindi io avrei potuto pensare di fare questo. Questo non funziona in questo caso. E se leggiamo l'errore, capiamo anche perché. Can only concatenate string con string. Non può concatenare string con intero. D'accordo? Quindi questo darebbe anche errore se noi lo mettessimo fuori. Ad esempio, penso, result uguale questa roba qua. Commento un attimo la print, commenti si fanno con l'hashtag. Mi dà lo stesso errore. Se voglio mixare, tra l'altro qui avevo dimenticato la più, ma non cambia. Se voglio mixare string con, ad esempio, numeri, devo usare delle funzioni di conversione. Ok? Quindi posso concatenare solo string con string. Allora posso, ad esempio, trasformare i numeri che ho nelle mie variabili in stringhe. Come faccio? Con una funzione built-in str. Str. Quindi str, aperta parentesi, la mia variabile che so che è un numero, chiusa parentesi, mi traduce quel 5 nel 5 stringa. E stessa cosa per punto. Print. Esatto. Un po', sì. L'ha fatto senza errori. Vedete che qui non mi ha messo gli spazi. Li metto io. Quindi la virgola nella print mette in automatico gli spazi. Invece se faccio la più devo. Ok, però quindi quando dovete concatenare dei messaggi bisogna che le varie parti siano coerenti tra di loro. Ce ne sono n di funzioni di conversione. Ad esempio posso passare da stringa intero con la funzione int, quindi se ho una variabile stringa, la voglio trasformare in intero, applico la funzione int. Occhio però che se convertite una stringa che non è un numero in un numero, non va bene, non si arrabbia. Tipo, c'è un esempio, io potrei avere la variabile a che contiene 1, 2, 3, questa è una stringa, non è un numero, io posso convertirla, se mai mi serve, in un numero dicendo int a. Quindi prendo quella stringa fatta dai caratteri 1, 2, 3 e la trasformo nel numero 123. E lui lo fa, è quello stato. Ma se io qua ho qualcosa che non è un numero, ovviamente lui si arrabbia. Non posso convertire questa sentenza qua in un numero. Ok. Siamo quasi ai primi esercizi, questo già fatto con le funzioni di conversione. Sì, c'è un'ultima proprio modalità per costruire stringhe più complesse che l'interpolazione, può essere utile. Se vogliamo appunto mixare cose di vari tipi, possiamo usare questo formato qui, in cui abbiamo il nostro messaggio tra gli apici, in cui andiamo a metterci dei placeholder, chiamiamoli così, dove noi andremo a mettere i nostri valori. Quindi io so che qui, prima di times, c'è un %d, vuol dire che lì ci sarà un numero. %d, %d. Ok? E dove li specifico questi parametri? Beh, dopo. Dopo il doppio apice di chiusura, %, e definisco una tupla, le vedremo dopo, ma come già detto sono definite da parentesi tonde, una tupla dei vari argomenti. Ovviamente in questo caso devo dargliene tre. Quindi A, B sono le due variabili, e poi gli passo un terzo valore che andrà a finire qua, che è A per B. Lui lo calcola in automatico e lo va a piazzare qui. Di nuovo, c'è un esempio, lo trovate anche sul sito, su queste cose qui, se volete darci un'occhiata.
Sì, c'è ancora un altro modo, che è questo qua, con la funzione format. In questo caso si usano delle parentesi graffe come placeholder, ma di nuovo potete scegliere il modo che volete. L'importante è non scatenare un'eccezione. Ok, vediamo un po' quanto manca. Un po', ce la facciamo. Immutabilità delle stringhe. Come detto, le stringhe sono immutabili, quindi mettiamo il caso, io definisco una stringa, mi accorgo di aver sbagliato qualcosa, come in questo caso, mi verrebbe subito da dire, va bene, cambiamo il carattere a posizione 3, che è sbagliato, e lo mettiamo a posto con l'uguale a n. Questo non si può fare, perché le stringhe sono immutabili. Infatti, se lo facessi, riceverei una bella eccezione. Type error, stringhe sono immutabili. Allora, l'unica alternativa è ridefinirla. Okay? La ricreo di nuovo, creo un nuovo oggetto e glielo associo. Ok? Se vi servono altre operazioni con le stringhe, c'è sempre la documentazione di Python, okay? Che vi invito sempre a consultare se sapete qualcosa, se vi serve una funzione per fare una cosa in particolare. La documentazione di Python contiene tutto quello che vi serve, compresi altri n.000 metodi sulle stringhe. Ok. Prendere l'input. Come facciamo a prendere l'input dall'utente? Con la funzione input. Quindi, come vedete, c'è una print iniziale. Facciamolo apre. Print iniziale, che ne so quanti animali. Ok. Come faccio a chiedere all'utente quanti anni ha? Con la funzione input. Okay? Addirittura la funzione input accetta un parametro che è la stringa da stampare, quindi posso anche evitarmi questa print iniziale e mettere direttamente, non ho sbagliato, il messaggio qui dentro. Ok? Questo cosa fa? Blocca l'esecuzione del programma in attesa che l'utente scriva qualcosa e clicchi invio. Ovviamente quel qualcosa che l'utente ci dice non vogliamo perdercelo e quindi lo andremo a salvare in una variabile di cui poi possiamo fare quello che vogliamo. Ad esempio stamparla. Print o virgola, age, virgola, anni. Quindi se io lancio il programma, vedete che il programma è bloccato lì sull'input, in attesa che l'utente scriva qualcosa. Quando clicco invio, lui passa alla print seguente. Importante sapere che quello che ci ritorna la input è sempre una stringa, ok? Quindi se poi mi serve fare delle elaborazioni, ad esempio qui sull'età è un numero, se voglio fare, che ne so, aggiungermi 10 anni, ok? Se io faccio questo, cosa succederà secondo voi? Cosa succede? Lui dice che mi dà un errore. Oppure una stringa con 3010.
Errore. Secondo me anche, perché stiamo provando a concatenare una stringa con un intero. Quindi se io ci metto 30, infatti mi dà un errore. Quindi, essendo l'età un valore numerico, io lo vado a convertire in un numero prima di fare qualunque altra operazione. Quindi integer più 10, 30 più 10, a questo punto dovrebbe darmi 40. E infatti, quindi tenere bene a mente che tutto quello che da input ci ritorna è una stringa. Bene. Direi che prima di passare allo slicing, no, vediamo ancora lo slicing, così poi facciamo una pausa. E poi... sì, ok. Slicing, pausa e poi lavorate voi. Ok, che cos'è lo slicing? Data una stringa, ma in generale una sequenza, vedremo che si applicherà anche a liste, tuple, eccetera, possiamo sempre recuperare in modo facile un range di elementi utilizzando appunto la sintassi di slice. Quindi ne facciamo uno slice, ne prendiamo un pezzo di quella stringa, se ci serve. Si applica a tutte le sequenze. Facciamo un esempio. C'è anche l'esempio sul sito. Abbiamo una stringa hello world. Vediamo se riusciamo a recuperare l'esempio. Ho troppe cose aperte. Ok. 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 Ho una stringa S che contiene hello world tutto attaccato. Posso decidere di prendere i primi 4 caratteri, i primi 5 caratteri. Ok, faccio uno slice dei primi 5 caratteri. Come faccio? Variabile S e poi tra parentesi quadre ho un meccanismo a cui posso passare tre numeri per appunto ottenere questi slice. In questo caso non abbiamo niente prima dei due punti. Questo significa parti dall'inizio, ok? Quindi da indice 0. Poi abbiamo un due punti, 5, vai fino a posizione 5 e poi non abbiamo più niente. Quindi fatemi commentare questo. Ok, vedete, ho preso i primi 5 caratteri di quella stringa. Sono partito dallo 0 inclusivo fino al 5 esclusivo, quindi da 0 a posizione 4, i primi 5 caratteri, semplicemente con questa sintassi qua. Posso fare di più, se specifico entrambi gli indici, in questo caso vado dal 2 inclusivo, quindi da posizione 2 al 5 esclusivo, dal terzo al quinto carattere, LLO. Ok? Posso anche specificare un terzo parametro. Il terzo parametro mi definisce lo step, cioè potrei dire, facciamo un esempio prima di questo. Prova uguale S di, supponiamo, da posizione 0, posso anche non metterlo, il primo 0, ma lo metto, a posizione 7 con uno step di 3. Cosa vuol dire? Che vado di 3 in 3. Ora non funziona perché... ah, non ho fatto la print, scusate. Print, prova. Di nuovo, lo 0 iniziale può esserci, come no. Ok, vedete? Parto dallo 0, vado fino al 7 a intervalli di 3. Quindi prendo la H, la posizione 0, poi ne salto 3 e prendo la L. Ok, 0, poi posizione 3, poi posizione 6, eccetera. Fino al 7.
Posso anche metterci uno step negativo, e anche in questo caso vuol dire inizia dal fondo. Questa, ad esempio, è una versione molto compatta per riversare una stringa, cioè creare una stringa al contrario, a partire da quella in input. Quindi prendo tutti i caratteri, vedete che non ho specificato niente nei primi due slot, quindi vado da 0 alla fine, a lunghezza meno 1, partendo dal fondo, con step meno 1, quindi li prendo tutti, parto dal fondo e li prendo tutti, e questo mi riversa la stringa, me la fa al contrario. Con questi slice qua, cioè se voi non aveste questi slide qua, fare questi giochini tipo riversare la stringa richiederebbero un for, richiederebbero più istruzioni di codice. Qui una semplice sintassi faccio tutto. Quindi ho già detto tutto, start end definito per tutte le sequenze, qui manca uno step che è opzionale, ma lo vedete qua al fondo, l'abbiamo visto. Start è inclusivo, quindi se metto 0 si parte a posizione 0, se metto 1 si parte a posizione 1, end è esclusivo, se metto 5 vuol dire fino alla posizione 4. Quando start non è definito, invece c'è l'end, lo slice parte dall'inizio e va fino a end. La stessa cosa se non c'è l'end, potrei dire... Uno slice da 2, 2 punti, niente, vuol dire vado dalla posizione 2 fino alla fine. E poi c'è lo step, che se è minore di 0, andiamo al contrario. Vabbè, qua un altro giochino che potrebbe prestarsi bene per un quesito dell'esame, cioè qual è l'output a partire da questa stringa? Partiamo dal primo... Quindi sicuramente andiamo al contrario, perché c'è un meno 1. E quindi vedete che sono invertiti anche start e end, perché partiamo dal fondo. Quindi in questo caso vogliamo andare dal fondo, ma da posizione 8, inclusiva, fino alla posizione 1, esclusiva. E quindi avremo questo. Partiamo dalla posizione 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, la L, e andiamo indietro fino alla posizione 1, esclusiva. E quindi in realtà la 2, 0, 1, 2, quello prima, stiamo andando al contrario. E via così, cioè potete esercitarvi. Ok, queste sono le funzioni di conversione, ne abbiamo già parlato prima, questa è una tabella che ne elenca più o meno tutte, ma direi che sì, possono essere utili forse per alcuni esercizi, non mi ricordo, se vi servono potete venirla a vedere qui. E poi si inizia con gli esercizi, ma direi che dopo 2 ore possiamo fare una pausa di 10 minuti, un quarto d'ora, ok? Allora, ho pensato di lavorare più o meno così, ci saranno degli esercizi che troverete nelle slide così, con exercise, sono pensati per farveli risolvere a voi in un certo lasso di tempo e poi risolverli insieme alla lavagna, e invece poi ci saranno i laboratori dove questi esercizi li svolgete in autonomia e pubblicherò le soluzioni. Se vado sul sito da qualche parte, vediamo un po', sì, qua... Vedete, ho già preparato, vabbè, i laboratori sono qui, oggi vedremo Python intro, e poi ci sono già 3 cartelle, quella col codice degli esempi, quella col codice degli esercizi, che sono quelli che poi facciamo anche alla lavagna, e quella poi per la soluzione dei laboratori, che metterò poi, credo, la prossima settimana, di settimana in settimana. Ok. Primo esercizio. Abbastanza semplice, però se capite bene come farlo, sulla base di quello che abbiamo detto, scrivere un programma che prende 2 stringhe dall'utente in input,
e poi crea e stampa due stringhe in cui il primo e l'ultimo, no scusate, ah ok, in cui i primi caratteri delle due stringhe sono swappati, cioè sono invertiti. Quindi se io come input do fu e bar, l'output dovrebbe essere bu e far. Ok, ho scambiato la b con la f, d'accordo? Se una delle due stringhe o tutte e due le stringhe sono vuote, quindi l'utente clicca invio senza scrivermi niente, già stampare un messaggio di errore. Chiaro la specifica? Allora, potete farlo, questo è semplice, quindi potete farlo anche in REPL.it, ma se volete che vi rimanga, vabbè, anche in REPL.it vi rimane, perché vi rimane, avete fatto login, immagino, ma potrebbe essere la volta buona di vedere PyCharm, che non abbiamo ancora mai aperto, quindi lo apro se riesco. Vediamo un po'. Ok, come questo, forse ce l'avevo già aperto da qualche parte. Questo lo chiudo, questo lo chiudo, è sicuramente aperto. Ah no, eccolo qua. Ok. Questa è la schermata che vi apre alla prima esecuzione. Ci sono un po' di differenze, questa è la versione community. Nelle istruzioni di installazione del software vi consiglio di installare la versione edu, che è un po' più semplificata, però sono simili, no? Non è cambiato. Quindi dalla schermata iniziale io posso fare new project. Ok? Vedete, qui mi chiede il nome del progetto e mi dice dove lo salva. Ovviamente posso cambiare anche il posto dove salvo il progetto. Qui è salvata nella home, alberto.mogi, poi c'è un project. Chiamiamolo esercizio 1, questo è il mio progetto. Poi qui vi fa selezionare. Ho un nuovo environment virtualenv. Cosa vuol dire? Selezionando questa spunta qui, creiamo un virtual environment per il nostro progetto. Serve sostanzialmente a creare un ambiente chiuso all'interno del quale possiamo installare librerie, installare moduli che non verranno installati sul PC globale, ma verranno solamente racchiusi, diciamo così, in questo virtual environment. L'alternativa è usare l'interprete Python direttamente senza creare un virtual environment. Vedete, io qua vado a selezionare l'interprete che non è configurato, ma cliccando sui tre puntini vado nel System Interpreter Python 3. Ok? In questo caso poi noi quando andiamo a installare un modulo lì dentro lo installiamo per tutto il PC, è indifferente. Se create un virtual environment vi crea solo una cartella in più che voi potete anche non guardare. Proviamo a farlo. L'ultimo check qua, se lasciate la spunta, vi crea in automatico un file main.py. Potete lasciarlo oppure lo create voi, il file. Create. Lui ci ragiona. Vedete che qua sulla sinistra abbiamo il nostro progetto, non so se si vede tanto, ma la cartella esercizio 1, la cartella del progetto, poi c'è una cartella env, come vi dicevo, questo è perché ho creato un virtual environment, ma possiamo non farci caso, e poi abbiamo il file main.py che PyCharm già ci riempie con, vediamo se riesco a fare zoom, non lo so, poi ci provo, già ci riempie con una serie di codice, tra l'altro c'è quella if main strana che abbiamo visto all'inizio, ma chi se ne frega, cancello tutto, e all'interno di quel main.py non posso fare il mio esercizio. Ok, print, ciao. E per lanciarlo possiamo fare tasto destro sul file, sulla schermata, run main, oppure c'è anche il tasto run in alto a destra. Okay. Se faccio run, sotto mi si apre la console dove viene stampato il messaggio. Allora, sui PC del laboratorio PyCharm c'è già, per aprirlo in modo facile, diciamo così, ora non mi ricordo neanche più,
potete farlo tramite terminale, andando nella cartella OPT, quindi scrivete cd/OPT. All'interno della cartella OPT dovrebbe esserci un PyCharm, quindi cd PyCharm. Dentro c'è ancora una sottocartella, mi sembra, sì, PyCharm Community 2021. Poi dovrebbe esserci la cartella bin, ok? E qui c'è PyCharm.sh e potete fare ./PyCharm.sh, cliccate invio e lui si apre. Altrimenti lo trovate anche con l'icona tra le applicazioni. Se qualcuno ha delle difficoltà, mi chiama. Ok, fatelo dove volete l'esercizio, l'importante è farlo e lo rimetto. Non guardate la soluzione che c'è dopo, perché sennò è inutile, ok? Allora, quanti ci sono riusciti? Più o meno? Sì, qualcuno c'è. Ok. Perfetto. Allora, vediamolo un attimo insieme, così poi passiamo al laboratorio vero e proprio, che contiene una serie di esercizi simili. Lo faccio su REPL per comodità, ma vi invito comunque almeno una volta poi prima dell'esame a provare PyCharm, perché probabilmente useremo quello. Quindi REPL, dove sarà? Qua. Poi c'è una domanda anche in chat, magari la facciamo subito. Daniele mi chiede se posso rispiegare start, end, step, immagino nel contesto dello slice. Magari lo faccio risolvendo l'esercizio, così ha anche un'applicazione pratica. Quindi vado qui, cancello tutto e proviamo a fare il nostro esercizio. Allora, la prima cosa che ci chiede l'esercizio è di chiedere all'utente due stringhe, quindi va bene, saranno due input diversi. Stringa 1 uguale input, inserisci stringa 1, due punti. Vediamo se riesco. Okay. E stringa 2, input, inserisci stringa 2. Ok, poi il programma ci chiede di controllare un minimo la bontà dell'input in modo tale che non avvengano errori. Ci chiede in particolare di controllare che tutte e due le stringhe contengano veramente dei valori, perché qual è il rischio di non fare questo controllo? Il rischio poi è di andare a provare a scambiare due caratteri che non ci sono, e a quel punto andremo incontro ad un'eccezione, ok? Sempre bene le eccezioni evitarle, perché il programma cresce e succede un casino. Quindi come facciamo a controllare che le stringhe abbiano veramente un contenuto? Lo facciamo grazie a quello che abbiamo visto prima, cioè grazie al fatto che le singole variabili possono essere valutate in un contesto booleano. Abbiamo detto che la stringa vuota è valutata come falsi, e quindi io semplicemente, per escludere il caso che la stringa sia vuota, ovvero per stampare un messaggio in questo caso, posso usare una if not stringa 1, ok? Quindi se la stringa 1 è vuota, stringa 1 viene valutata falsi, not falsi, true, e quindi entrerò in quella if e stamperò il messaggio di errore. Ma non voglio calcolare solo, non voglio fare questa cosa solo per stringa 1, ma anche per stringa 2, lo potrei fare in modo separato, ma tanto vale farlo tutto insieme. E quindi qui cosa scrivo? And or? No, ok, or. Perché mi basta che una delle due non sia piena, diciamo così, affinché ci sia questo problema. Quindi or not stringa
due. Se una delle due è vuota, anche solo una, non vado avanti perché non potrei fare lo swap. E quindi stampo, ad esempio, un messaggio di errore, print, devi inserire entrambe le stringhe. Ora, poi, quando vedremo i cicli, la prossima volta potremo fare qualcosa di più furbo, del tipo richiedere le stringhe finché l'utente non si fa furbo e non me le dice. In questo caso il programma termina subito, ma va bene. Else, se siamo qui, vuol dire che abbiamo un input corretto. Possiamo calcolare il risultato. Allora, potremmo fare tutto direttamente in una print, quindi con una singola istruzione di codice, ma visto che il testo ci dice creare anche queste due nuove stringhe, magari creiamole e poi le stampiamo. Quindi, nuova stringa 1. Vedete che io la sto ricreando da 0. Non posso andare a modificare direttamente stringa 1, perché stringa 1 è immutabile. Quindi io, a partire da stringa 1 e stringa 2, vado a crearmi una nuova stringa, a ricrearla da 0. Allora, quali sono le caratteristiche della nuova stringa 1? Dovrà avere il primo carattere dell'altra stringa più la sua stringa che aveva già prima dal primo carattere in poi. Ok? E quindi già dicendo dal primo carattere in poi mi viene già subito in mente l'operazione di slice che abbiamo visto. Ok? Quindi io vado a prendermi il primo carattere dell'altra stringa, come faccio? E qua voglio, sono interessato a un singolo carattere, quindi c'è l'accesso posizionale a quel singolo carattere. So qual è il primo, quindi stringa 2 di, tra parentesi quadre, 0. Ok? Prendo quel primo carattere e lo concateno a quello che c'era prima in stringa 1, tolto il primo carattere. Quindi stringa 1, faccio lo slicing, quindi non parto da 0, ma parto da 1 fino alla fine, e quindi posso anche non mettere niente. Se non metto niente, lui va fino alla fine. Step 1 di default, quindi anche lì non metto niente, perché li voglio tutti, e siamo a posto per la stringa 1. E faccio l'inverso con nuova stringa 2. Nuova stringa 2 sarà il primo carattere dell'altra stringa, quindi stringa 1 di 0 più lo slice fino alla fine a partire dalla posizione 1. Slice ovviamente di quella stessa stringa, quindi stringa 2, 2 punti. Vedete qui, per spiegare meglio lo slice, c'era la domanda nella chat, abbiamo il primo parametro che è lo start, ok? Quindi da dove voglio partire? Lo start è inclusivo, qui c'è un errore, sì. Lo start è inclusivo, quindi io qui voglio partire dal carattere a posizione 1 di stringa 1, quindi escludo la posizione 0, il primo carattere, e poi c'è un secondo parametro che qui non ho specificato, che è lo length. Allora, se io non metto niente, vado dall'1 fino alla fine della stringa. Se io ci metto un numero, vado dall'1 fino alla posizione che c'è prima. Quindi se io qua mettessi 5, andrei da 1, inclusivo, fino alla posizione 4. Ok? Poi c'è ancora lo step che mi dice, di default è 1, quindi se non metto niente è 1. Se metto 2 vuol dire che ne salto sempre uno in mezzo, quindi ne prendo uno, poi ne salto uno in mezzo, prendo l'altro, eccetera. Lo step, vado di 2 in 2. In questo caso io li voglio tutti fino alla fine, quindi non metto né end né step. E stessa cosa qui sotto. Vabbè, poi li posso stampare. Nuova stringa 1, virgola, ripeto che questa virgola qui funziona solo nella print. Nuova stringa 2 con l'underscore.
proviamo. Mi chiede di inserire la prima stringa, foo bar invio, e come mi aspettavo mi stampa bo e far. Ovviamente posso mettere le stringhe che voglio di lunghezza arbitraria. Ah, qui ho sbagliato, infatti non ho messo la stringa 2 per sbaglio e mi ha stampato un messaggio di errore. Devi inserire entrambe le stringhe. Quindi se io metto la prima stringa lunga, la seconda di un carattere, lui semplicemente scambierà il G, che è il primo carattere della stringa 1, con l'R, che è il primo e unico carattere della stringa 2.